Buongiorno a tutti. Questo è il primo video che dedichiamo alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi che abbiamo recentemente implementato all'interno di AmpSafe. In questo video in particolare vi mostreremo le funzionalità legate alla valutazione rapida dei rischi che è stata introdotta dalla ISO TR 12295. Per poterla spiegare meglio, vediamola nella pratica. Entriamo all'interno delle sedi aziendali nella sezione sicurezza sul lavoro e iniziamo direttamente dalle mansioni. Prendiamo l'addetto pulizie base. Per chi ha attivato il modulo rischi, quello appunto recentemente realizzato, compaiono all'interno delle mansioni delle nuove etichette: questionario MMC, sollevamenti e trasporti, traini e spinte, compiti ripetitivi e posture statiche. Oggi ci dedicheremo a questionario sulla movimentazione manuale ai carichi, finalizzato a effettuare una valutazione preliminare veloce del rischio. In base a questa valutazione, il rischio potrebbe essere trascurabile, rosso, quindi non accettabile, oppure dubbio. Nel caso di valutazione dubbia si dovrà procedere alla valutazione di dettaglio. Vediamo subito il questionario. Il questionario inizia con quelle che vengono chiamate le domande chiave. Per ogni tipologia di rischio, quindi sollevamento o sollevamento trasporto, spinta traino, movimenti ripetitivi e posture statiche incongrue, si procede, la ISO TR 12295 prevede delle semplici domande. La risposta positiva a una di queste domande significa che il rischio è potenziale, quindi vi è la possibilità che ci sia un rischio legato a quella particolare tipologia di movimentazione. Se invece il rischio, quella condizione non fosse presente, il rischio è del tutto assente. Vediamo quali sono queste domande chiave. Ad esempio, per il sollevamento, sono presenti azioni di sollevamento o trasporto manuale di un oggetto di 3 kg o superiore. Se noi qui impostassimo no, si avrebbe automaticamente una fascia verde. E se tornassimo indietro, troveremmo che il rischio da sollevamento e sollevamento e trasporto vengono impostati come non presenti. A differenza delle condizioni normali, dove io posso andare a scegliere i valori, avendo impostato delle indicazioni qua, AmpSafe li blocca e li collega alla valutazione specifica, così come già succede per rumore, vibrazioni e rischio chimico. Torniamo al nostro questionario. Se ipotizzassimo invece la presenza di un rischio, quindi la presenza di condizioni che determinano il sollevamento di oggetti di peso superiore ai 3 kg, si attiverebbe quella che la ISO TR 12295 parla di valutazione rapida o quick assessment. Questa valutazione rapida è composta da domande. Ogni domanda può essere positiva o negativa, ovvero rispettare quell'indicazione o meno. Sono presenti 3 tipologie di domande: condizioni aggiuntive, condizioni accettabili e condizioni critiche. Se rispondessi sì anche solo ad una condizione critica, il sistema mi ritornerebbe immediatamente un rischio viola, ovvero un rischio elevato non accettabile. Proviamolo immediatamente. Proviamo a cliccare come positivo il fatto che venga sollevato con una posizione verticale superiore ai 175 cm o inferiore a zero. Se torniamo su, vediamo che l'indicazione è diventata viola. Se andiamo qua, troveremo viola sia sul sollevamento che sul trasporto. Per spiegare meglio questa situazione, questa condizione applicata a un NIOSH determinerebbe un peso di riferimento pari a zero e quindi un indice di rischio, a prescindere dal peso sollevato, di infinito. Pertanto, il Quick Assessment permette di filtrare immediatamente quelle condizioni che a prescindere dal calcolo determinerebbe un rischio inaccettabile.
Se io rispondessi anche solo sì a una di queste, automaticamente il sistema mi direbbe che è inutile continuare e che prima di poter fare una valutazione di dettaglio e andare a calcolare l'indice di rischio, dovrei eliminare quelle condizioni. Le condizioni aggiuntive, invece, il rispondere sì a una di queste determina il fatto che io non possa prevedere un rischio accettabile all'interno di quella condizione, considerando una valutazione preliminare. Ovvero, in tutti i casi in cui io abbia almeno una condizione aggiuntiva, il rischio non è quantificabile ed è necessario passare al secondo livello di valutazione, attraverso i metodi classici per la valutazione del rischio da sollevamento, quindi il NIOSH e sollevamenti e trasporti, che sono le varie verifiche previste dalla ISO 11228 parte prima. Analogamente, se io avessi tutte le condizioni accettabili verificate, io avrei un rischio verde, ma anche se solo una di queste, ad esempio, viene sollevato carichi superiori ai 10 kg, automaticamente il rischio diventerebbe dubbio e avrei bisogno di fare una valutazione di secondo livello. Questi passaggi ci permettono, per molte mansioni, di andare a definire l'indice di rischio già con delle se con queste semplici risposte, senza doverci andare a applicare i vari indici di rischio con i metodi classici previsti dalla normativa. Parimenti, abbiamo la stessa cosa per il traino e spinta. Anche in questo caso, se io rispondo sono presenti azioni di spinta e traino di carichi a due mani con tutto il corpo. Se rispondo no, ho automaticamente una fascia verde, un rischio escluso. Se rispondo sì, si aprono di nuovo le condizioni aggiuntive, le condizioni di accettabilità e le condizioni critiche. Nello stesso modo anche gli arti superiori. Se rispondo che vengono effettuate attività ripetitive degli arti superiori per più di un'ora a turno, ecco che si attivano le domande. In questo caso non ho condizioni aggiuntive, ma solo condizioni accettabili e condizioni critiche. Infine, le posture incongrue. Rispondendo sì alle posture, io ho tutta una serie di condizioni accettabili. Determinare la non applicabilità di uno di questi determinerebbe la necessità di procedere alla valutazione di dettaglio. Se invece tutte le condizioni accettabili fossero rispettate e le condizioni critiche non verificate, tornando indietro vedremo che il sistema riporterà un risultato verde o accettabile. Rivedendolo ancora una volta, se noi avessimo una o più condizioni critiche, quella tipologia di rischio diventa viola non accettabile. Se avessimo l'assenza di una delle condizioni di accettabilità, diventerebbe dubbio. Se avessimo una o più condizioni aggiuntive presenti, di nuovo avrei un rischio dubbio e a questo punto procedere alla valutazione di dettaglio. Vi rimando ai prossimi video per vedere invece la parte relativa al rischio di dettaglio. Ora terminiamo questo video con la stampa dei risultati. Accedendo alla sezione dei report, sezione valutazione dei rischi, troveremo i risultati. Ad esempio, possiamo vedere il questionario movimentazione manuale carichi. Il sistema emetterà un file in Word che io potrò poi modificare o collegare alla parte introduttiva anch'essa generata da Unsafe. All'interno di questo report io mi ritrovo i risultati dei questionari, con il risultato della singola valutazione dei rischi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai prossimi video. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube Unsafe. Grazie a tutti e buona giornata.